Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Benvenuti in questo nuovo video relativo sempre alla, alle news sulla scuola in particolare all'aggiornamento delle gradatorie provinciali, quindi le GPS, e all'aggiornamento delle gradatorie di istituto. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like al video che è, diciamo è un'azione molto importante per questo canale di istruzione e scuola ovviamente le gradatorie sono eh, si aggiornano con cadenza eh, biennale da due anni fa prima si aggiornavano ogni tre anni e quindi l'aggiornamento è relativo agli anni scolastici 2022 2023 e 2023 2024 relativamente cioè in coerenza anche con l'ultima ordinanza ministeriale numero 112 del 6 maggio 2022 la procedura di aggiornamento delle gradatorie avviene attraverso una domanda compilata online attraverso il sito istanze online, potete scriverlo direttamente anche su Google e vi apparirà. Le GPS si dividono in prima fascia e seconda fascia, si può scegliere una sola provincia. La domanda si eh, può prevedere essenzialmente tre tipologie: uno, due e tre. La prima è quella di inserirsi nelle GPS, nelle GPS ovviamente per coloro i quali non erano già iscritti nel 2020, nel, eh, cioè nel biennio 2020-2021 e 2021-2022, prevede l'aggiornamento. Ovviamente per tutti coloro, anche che hanno avuto servizio questi anni e eh, quindi possono vantare un punteggio maggiore, oppure si può fare anche il trasferimento, quindi cambiare la provincia di riferimento. Quando è che si può fare l'aggiornamento delle gradatorie? Dal 12 maggio al 31 maggio. Io vi consiglio di cominciarlo a fare già da adesso e di salvare. Il tutto perché poi eh, tipicamente gli ultimi giorni eh, di aggiornamento degradatorio accade che il serve, i server sono sovraffollati perché si iscrivono tutti all'ultimo momento e allora negli ultimi giorni diciamo c'è il bollettino rosso nel senso che a volte il server va in crash e non è possibile diciamo eh, effettuare la registrazione oppure eh, si prevedono anche tempi e termini molto lunghi, quindi non aspettate l'ultimo giorno. Consiglio a tutti, se già le avete, di accedere attraverso le credenziali SPID, così non si generano errori. Ovviamente poi controllate che il tutto avvenga in maniera corretta e coerente, quindi che ci sia il vostro nome e tutti i dati siano corretti. Una volta effettuato l'accesso, diciamo la prima il primo step da fare è quello di eh, aggiungere e selezionare quindi la gradatoria di interesse, fascia e titoli di accesso. Questo è il nome che vi comparirà all'interno di Stanze Online. Quindi ci saranno le azioni disponibili, andrà fatto l'accesso e si aprirà eh, una finestra con scritto gradatori inserite e voi dovrete andare sul tasto più aggiungi. Gradatorie: Dovrete selezionare la gradatoria, quindi GPS prima o seconda fascia, e il tipo di plosso, quindi la classe di concorso. Se ovviamente andrete a scegliere la prima fascia, vi chiederà anche il dettaglio del titolo di accesso. Ricordo che, per la prima eh, GPS prima fascia, ovviamente si può accedere tramite abilitazione, ad esempio, quindi l'abilitazione si vendeva tramite SIS. Eh, oppure tramite eh, TFA, ma anche tramite concorso ordinario, vincit i vincitori dei concorsi ordinari, poi selezionato, eh, diciamo, selezionato il titolo di accesso, si può eh, inserire la graduatoria. andare Una volta eh, fatto questo passaggio, andare indietro e poi seguire tutte le procedure, quindi titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso titoli per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, se avete preso questi titoli, poi di titoli di servizio, tipo di riserva, titoli di, di preferenza, altre dichiarazioni, dichiarazioni di serie gradatoria di istituto e gli allegati. Mi raccomando, gli allegati che sono molto, molto importanti. Apro una nota. Ci si può iscrivere, quindi iscrizione con riserva in prima fascia se ad esempio si sta facendo il concorso il concorso non è finito oppure si sta conseguendo il titolo di abilitazione ad esempio all'abilitazione o specializzazione nel sostegno e eh, ci si iscrive in prima fascia con riserva però perché non si è ancora preso il titolo e l'iscrizione andrà a buon fine se questo titolo eh, si riuscirà, eh, cioè, riuscirà a essere preso entro il 20 luglio del 2022 altrimenti ovviamente la riserva non si scioglierà e quindi eh, non avverrà l'iscrizione in prima fascia vi è proprio un'apposita eh, diciamo dicitura eh, dovrete cliccare su un, sulla dicitura dove c'è scritto dichiarazione, conseguimento, abilitazione o specializzazione dopo il termine di presentazione e domanda ma entro il 20 luglio 2022 e quindi c'è poi la voce che va spuntata, l'aspirante si impegna a comunicare l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione entro il termine del 20 luglio 2022 al competente ufficio provinciale quindi l'USP al fine dello scioglimento della riserva come Capita spesso, eh, anche eh, durante questa procedura purtroppo si sono già accorti di alcuni errori che mi avete fatto notare anche voi. Ad esempio nel punto A1, nella tabella A-8 relativa ai titoli valutabili ehm, per le graduatorie provinciali di seconda fascia, per le supplenze sul posto di sostegno, la parola anno scolastico 2019-2020 è stata sostituita perché era relativa a quella delle precedenti gradatorie ma è relativa a diventa 2021-2022 quindi diciamo che ci sta qualche problema per chi si inserisce in seconda fascia sostegno però tranquilli lo scrivo anche lo stanno risolvendo prima di chiudere il video vi dico una cosa importante voi potete cercare di richiamare dal sistema tutti i titoli e servizi già presenti quindi una volta effettuato l'accesso all'istanza su, ovviamente su istanze online eh, una volta che andate ad inserire il titolo e avete eh, le azioni disponibili vi è eh, anche l'accesso nei titoli di servizi una volta che avete effettuato l'accesso potete eh, trovare importa eh, nella domanda. In, in destra c'è un'icona verde. Diciamo che in teoria nel sistema CD dovrebbe ess dovrebbero esserci tutti eh, in formato digitale già i vostri dati e voi potete provare ad importarli. Ovviamente se poi vi accorgete che qualcosa è sbagliato lo potete andare comunque a modificare. Sempre, infatti, nelle azioni disponibili troverete il tasto Modifica eh, e, eh, cliccata, eh, una volta cliccato sulla modifica, si apre la pagina con i dati precompilati e la possibilità, ovviamente, di andarli poi a modificare. Bene, io direi che per ora è tutto. Eh, se ci dovessero essere difficoltà, non esitate a scrivermi. Eh, teniamoci aggiornati. Io vi auguro una buona continuazione di giornata e un caro saluto da Francesco Samani.